Allora, la situazione adesso è sciopero permanente a causa di ieri che ci hanno informato facendo delle cose meschine, venendo qua, tirando via il marchio dell'azienda, e da lì siamo partiti a dire come mai ci tirate via l'insegna. E lì abbiamo capito che ci vogliono portare praticamente a Vicenza. Nel frattempo che tiravano giù l'insegna è arrivato il comunicato dove attestava che si andava in ferie venerdì prossimo, e dopo il 27 agosto si andava non più qua a lavorare ma a Vicenza. E allora abbiamo deciso di fare lo sciopero permanente, che non è un blocco di fabbrica. I signori proprietari e i delegati lì, che i signori, si fa per dire signori, possono stare tranquilli, perché da qua non partono i camion, come stiamo sentendo che chiama la guardia per sapere se rubiamo, se sfasciamo. Noi siamo gente per bene, noi, quindi non viene rubato niente da qua. Questo mi rivolgo al signor amministratore là, che sta chiamando la guardia ogni due ore. Le informo, amministratore, che lei sta parlando con delle persone oneste, che ha sempre lavorato. La situazione attuale è sciopero permanente. Se lunedì i signori proprietari ci dicono cosa vogliono fare, noi siamo disposti a accettare il lavoro, ma qua a Mantova però, perché non siamo venuti a Vicenza a chiedergli il lavoro. Siete venuti voi a comprare l'azienda, e quando comprate un'azienda comprate anche gli operai. Non si possono lasciare così dall'oggi al domani in mezzo alla strada le persone, perché queste persone qua e altre persone come queste qua vi hanno fatto diventare quello che siete, economicamente, umanamente zero. Noi siamo disposti a tutto, stare qua anche tutto il mese e aspettare i signori che tornano dalle ferie. Lì non veniamo a lavorare, come ho detto, vogliamo delle risposte serie per il lavoro qua a Mantova, dove viviamo, dove abbiamo i figli, abbiamo famiglie, abbiamo mutui. Abbiamo dimostrato che eravamo bravi a lavorare, quindi la storiella che qua non si produceva, scordatevela quella là, perché lo dimostriamo con i documenti che abbiamo. Non ci sono persone cattive qua, ci avete fatto diventare cattivi, ci avete messo in condizione di fare la guerra fra poveri qui dentro qua, ma alla fine ci avete portato sempre dove eravate convinti dall'inizio a portarci, a toglierci il lavoro per fare solo una mossa speculativa e basta, portarvi via i clienti della ITAS, un'azienda storica mantovana, e buttarci in mezzo alla strada. Avete fatto solo speculazione sulle spalle delle povere persone come noi e dei lavoratori. Spero che questa cosa qua, tutti quelli che passano di qua, che sono operai come noi, non diventa come dire, Madonna, sai quando vedi il carro dei morti, c'è qualche ignorante che si gratta le balle. Spero che questi qua che passano di qua capiscono che oggi è toccato a noi e domani toccherà a loro sicuramente. Questo non è una bestemmia, sicuramente, perché se non ci danno solidarietà a noi e non ci muoviamo a fare qualcosa, a prendere questi lazzaroni imprenditori che fanno macelleria sociale, a prenderli, a cacciarli a calci in culo,
toccherà anche a loro, sicuramente toccherà a loro.